Marco Angelini in queste partite qua rischia sempre quello di adattarsi un po' al livello dell'avversario. Invece siete partite col sestetto classico, avete tenuto il vostro livello di gioco durante tutta la partita e questo ha creato il contesto giusto per far giocare tutte, che era la cosa migliore forse. Eh beh sì, queste qua loro non hanno niente da perdere, più da guadagnare, tirano la battuta 2000, primo set hanno preso tre nastri, se dopo l'arbitro ti fischia una palla fuori che magari è dentro, fischia un'invasione che magari non c'è, sei sotto di 4-5 punti e diventa pericoloso. Io ho sempre paura di queste situazioni, quindi mettiamo al sicuro qualcosa e poi facciamo che chi entra, se entra perché deve giocare, perché è giusto che faccia una gara quando c'è la possibilità, entri con serenità e non perché deve recuperare. Alla fine sono arrivati 3 punti e questa è la cosa importante per restare sempre secondi in classifica, prima di 3 partite molto delicate come 2 derby e la partita con l'Emmen di Bergamo. Queste ci aspetta un mese, non indifferente adesso, perché come ho detto prima al tuo collega, se vinciamo le 3 partite siamo in testa, se le perdiamo siamo a metà classifica, quindi ci giochiamo il futuro del campionato in queste 3 partite. Dopo anche voglio vedere come reagiamo di fronte a squadre che sono in alta classifica. La reazione, come ha reagito, come ha giocato chiamiamole tra virgolette, passiamo il termine, seconde linee oggi, è una risposta comunque molto positiva da parte di tutto il gruppo. Ma io non avevo dubbio di questo, avevo paura che a metterle tutte assieme non ci siano più gli automatismi, però questo è frutto dell'impegno che mettono in campo tutta la settimana. In 3 mesi abbiamo avuto 4-5 assenze in tutto, quindi siamo sempre in 13, per cui è sempre una bella, possiamo sempre allenarci bene. Questo avevo già parlato a loro prima settimana, durante la settimana, dicendo che adesso avete l'occasione per giocare, però quelli che stanno fuori devono sostenerle, perché loro stanno facendo questo sia in allenamento sia in partita.